Eccoci qua amici sportivi, benvenuti al campionato dei campioni del giovedì. Allora siamo nel recupero della partita Inter-Fiorentina, sta vincendo l'Inter per 2-1. Noi parleremo di questo insieme ai vostri pareri, ma anche del campionato che si è giocato ieri sera per quanto riguarda le altre partite, insieme a Giovanni Capuano, benvenuto di Radio 24. Ciao Caterina, buonasera. Buonasera Carlo Pellegatti, Mediaset, buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera Massimo Buscemi. Buonasera a tutti, buonasera Interista Caterina. Doc e buonasera Fulvio Collovati. Ciao Caterina. Caterina, buonasera a tutti voi. E questa sera buonasera a Stefano Peduzzi. Ciao Caterina, buonasera. Seguiremo la fine di questo Inter a Fiorentina. Inter in vantaggio per 2-1. Vittoria in rimonta per ora per i nerazzurri. Era passata in vantaggio per prima la formazione di Montella grazie a un calcio di rigore di Pepito Rossi. Poi la rimonta dell'Inter con un bel gol siglato da Cambiasso con una mezza papera del portiere della Fiorentina Neto. Poi il 2-1 di Jonathan che è stato sostituito poco fa da Mazzari. Un'autentica standing ovation per il giocatore dell'Inter. C'è stato anche un piccolo caso per Guarini che è stato sostituito e ha battibeccato con il pubblico. Ecco, allora quanto manca esattamente Stefano? Siamo nel recupero, siamo 4 minuti di recupero. 3 minuti di recupero. 3 minuti di recupero, quindi da seguire con attenzione però, no? Sì, siamo nel recupero con la Fiorentina che attacca, pallone che va a finire sul fondo, Fiorentina che con l'uscita di Rossi, Rossi è uscito dopo aver segnato il calcio di rigore, è entrato Ilicic, ha perso molto peso offensivo, da lì praticamente la Fiorentina ha smesso di giocare. Ecco allora, questi 3 punti, Giovanni, porterebbero l'Inter secondo in classifica, pari al sì, Napoli. Pare la gioia di Buscemi. Per la gioia di Buscemi e io spero non per l'illusione di Buscemi. Perché... Ma assolutamente no. Ma. È una grande Inter. Però nel primo tempo Buscemi eri un po' preoccupato. Ma sai... Per come eravamo l'anno scorso, per noi anche pareggio sarebbe andato bene. Adesso piange, adesso piange. Piango, 5 partite, 4 vittorie, se vinci, manca ancora un minuto, un paio di minuti. 4 vittorie, un pareggio, è un cammino da scudetto, non ti puoi più nascondere, non ti puoi più nascondere. Io guarda, fin quando non dico gatto se non ho nel sacco, quindi... Vabbè, comunque possiamo... Insomma, quanto manca Stefano perché non vorrei parlare 20 secondi. 20 secondi alla fine possiamo dire. No, manca un minuto e mezzo. Però possiamo dire insomma che il volto è cambiato rispetto all'anno scorso. Ha ragione Massimo Buscemi. Mazzarri, insomma, la mano proprio l'ha messa pesantemente, no? Sì, ma questa, io credo anche questa sera si sia vista, è la squadra, attenzione però che a momenti pareggia la Fiorentina. No, ecco, appunto, il miracolo di Handanovic, su Ambrosini. Caro Massimo. Infatti, non diciamo... No, questa evidentemente è la squadra di, Mazzarri, mi sembra che anche la partita di questa sera l'abbia dimostrato, sì. L'Inter è una squadra che, molto frenata che nel primo gioca tempo. Molto se gli avversari fanno la partita, questo era un test importante contro una squadra, la Fiorentina, che fa del possesso palla, dell'organizzazione, le sue caratteristiche esatto. Principali. Mi sembra si stia vedendo una bella Inter, soprattutto in questa fase finale della partita. Poi è una squadra che evidentemente l'anno scorso aveva un rendimento inferiore rispetto a quelli che sono anche le qualità di alcuni giocatori. Tienila. Penso a Jonathan, penso ad Alvarez soprattutto. Questo era un test importante, se l'Inter esce con i 3 punti, evidentemente... No, tu può hai... essere un'indicazione per la stagione. Hai vinto con la Fiorentina, hai pareggiato con la Juve, cioè anche con sì, le... però fin qui il calendario dell'Inter era oggettivamente un calendario più semplice agevole, rispetto a quello di altre squadre. Finita. Intanto è finita. Vittoria per l'Inter 2-1, Inter che sale a quota 13. Cioè l'Inter era passata da quella che negli Stati Uniti prendeva 4 gol dal Valencia e non faceva partita con gli altri. Ecco la classifica aggiornata. Allora. Ha una squadra capace di vincere sempre, ma mancano i test, questo secondo me è il primo vero test importante. Anche con la Juve. Con la Juve era un test importante, però l'Inter secondo me l'ha giocata quella partita anche con una certa leggerezza. Questa sera invece aveva per la prima volta in questa stagione sulle spalle anche la responsabilità di dover fare un risultato perché... Scusami Giovanni, ma la vera forza di questa Inter è dare 7 gol a Sassuolo... E non sentirsi appagati. Infatti, l'unico... Che discorso da filosofo. No, come no, questa è la verità. L'unico pensiero che io avevo, ho detto, questi 7 a Sassuolo, come ha fatto Napoli. Il Napoli ha battuto il Milan, era convinto che a Sassuolo l'avrebbe tranquillamente... Non c'è risultato. O no, sbaglio?
Ma però è diverso, psicologicamente. No, però l'Inter dopo la stagione scorsa debba sentirsi appagato. Ma no, ma appunto, ma però scusa, perché c'è una battuta Real Madrid? No, fermati. No, io non vorrei difendere il Napoli, però battere il Milan e affrontare con maniera un po' più superficiale il Sassuolo non va fatto, ma è più comprensibile che, hai capito, andare a battere 7-0 e il povero Sassuolo non è che poi sia per l'Inter. Allora, guarda che noi l'anno scorso, credimi, partivamo 2-0, ne pigliavamo 5. Ma non parlare l'anno scorso, questa è un'altra squadra. È un'altra squadra grazie a Mazzarri. Non puoi continuare a fare riferimenti con l'Inter l'anno scorso. Questa è un'altra squadra, ma cosa dici? La vera sconfitta dell'Inter dell'anno scorso è che sono tre quarti giocatori dell'anno scorso che hanno preso 57 gol. E quest'anno ne abbiamo presi appena due, abbiamo già incontrato la Fiorentina e la Juventus. Questa è la vera forza. Questa, il Jonathan che ti fa quelle cose, io che dicevo che neanche Circo Medini potevano prenderlo. Sì, però Massimo, cioè, è vero che c'è un'organizzazione diversa. Alvarez, l'hai visto te d'Alvarez dall'anno scorso strappare la palla? Però secondo me bisogna anche stare attenti a fare una lettura. Ad esempio, la Fiorentina che è arrivata questa sera a San Siro è una squadra che era la quarta partita in 10 giorni, senza Pizarro, senza Gomez, ha perso Pasquale la metà del primo tempo, senza Quadrado. E anche ne mancano 10. Cavano 22 l'anno scorso. Ne mancano 4 la Fiorentina, tu piano le scuse. All'Inter l'anno scorso 22 gliene mancavano. Non lo so. Non si può trovare sempre delle ragioni. Però ha ragione Carlo qua. Ma vi rendete conto che appena... No, io do ragione invece a Giovanni. Appena si parla di una squadra, trovate lo spunto, Carlo Pellegatti, per piangere sul Milan. Ma non è che questo trova lo spunto per piangere sul Milan. Stiamo parlando dell'Inter, perché devi piangere sul Milan? Ma non riesco a capire. Ha detto una cosa, secondo me, sbagliata. L'Inter ha avuto 1000 infortuni l'anno scorso, già nessuno ha detto niente. Adesso la Fiorentina 3, noi 11. Ma non infortunati. Povera Fiorentina. Non infortunati. È il calcio, questo la Fiorentina non ha l'organico dell'Inter. Il calcio però. Cosa la Fiorentina non ha l'organico per carità di Dio. Ma non dire eresie, per piacere. La Fiorentina non dire eresie. Aspetta un attimo, te lo spiego perché non dico le eresie. Se c'ha fuori Gomez, la Fiorentina non ha una punta in grado di sostituire Gomez. All'Inter gli manca Milito, a Belfodil, a Icardi. A Palacio è la colpa di chi è? Avevano Toni, cosa vuol dire? Lo accontentavano, il portiere non è un fenomeno, avevano a disposizione Giulio Cesar, avevano a disposizione Sorrentino, Viviano è già meglio, no. Allora, va bene, allora sentiamo Peduzzi perché ci sono già le dichiarazioni del dopo partita. Ha parlato in post partita a Sky, contentissimo per il gol, ha dedicato alla moglie e alla figlia, ha detto un gol importante, settimana scorsa, domenica scorsa contro il Sassuolo avevo segnato un gol inutile, questa sera è stato sicuramente un gol importante, ma questa è una vittoria sicuramente importante per l'Inter perché per la prima volta siamo passati in svantaggio, abbiamo recuperato, abbiamo vinto contro una grande Fiorentina. Sì, c'è da sottolineare l'Inter cosa... vince soffrendo, ecco questo titolo. È giusto. FCinternews.it. Allora, la lettura della partita l'ha fatta, non è che voglio dare ragione a Giovanni, ma l'ha fatta Giovanni, esattamente Giovanni. Allora, l'Inter il primo tempo ha sofferto, poi Mazzarri è uno che gioca sull'avversario, l'avversario sull'1-0 si è lentamente... L'Inter ha cominciato a giocare di rimessa, ha avuto la fortuna di fare un gol per una prodezza di cambiaccio, ma anche una mezza papera del portiere. Scusami. E poi dopo chiaramente si è sgonfiata la Fiorentina. Allora adesso io ti faccio un paragone. La Juventus il primo tempo col Chievo meritava di vincere. No, la Juve meritava che il gol spiegami. Fosse convalidato. Stiamo parlando del... Ma scusa, ma bisogna sempre comunque fare un paragone. No. Perché è una cosa... Sai che è amara? No, perché Buscemi. Hai preso lo zucchero. Se non pigliavi lo zucchero, non sapevi che era amara. No, Buscemi, noi non possiamo fare sempre 0-0, palla al centro, che cosa? Dobbiamo parlare dell'Inter. Ma infatti parliamo dell'Inter. Di stereotipi e idee. Si è stabilito che Montella gioca il calcio migliore d'Italia. Continuiamo ad andare avanti con questa storia della Fiorentina che gioca il calcio migliore. Su con la Fiorentina, perché la Fiorentina meritava il terzo posto e non lo meritavate voi. Questa è la tua opinione, non è la mia. 1-1, non si deve dire qua no, esatto, e purtroppo non ci riesco. Siete come i bambini. L'ha detto un santone del Milan come tifo, come? Emilio Bianchi. Ha detto l'anno scorso c'è la però io sono massimamente rispettoso di ogni opinione. Sto dicendo che si gioca il miglior calcio italiano. Ha tolto Pepito Rossi al momento decisivo, sarà stato stanco e poi non è più esistita la Fiorentina davanti. Ha messo al posto di Aquilani, forse stanco,
questo Vecino, sì. Ecco, Vecino, che è un giocatore che è una mia lacuna perché dovrei conoscerli tutti. Sì, però ripeto, Carlo, la Fiorentina arrivava, era la quarta partita in 10 giorni, è una dimensione che la Fiorentina non conosce. Secondo me è una dimensione che è stata sottovalutata quando quest'estate abbiamo parlato della Fiorentina, che è certamente un'ottima squadra, però ha l'Europa League. E io credo che, ad esempio, quello che abbiamo visto questa sera, anche con questi cambi, probabilmente difficili da interpretare, vadano letti in questo senso. La Fiorentina è alla quarta partita in 10 giorni, giocherà nel fine settimana, giocherà settimana prossima. A questo ritmo ai giocatori devi anche dare quella mezz'ora di riposo. Secondo me però, se si giudica la Fiorentina, il gioco di Montella, la prestazione di questa sera, ad esempio, non si può non tenere conto che una squadra come la Fiorentina, che lavora sugli esterni e non ha Cuadrado e Pascual, perché di fatto questa sera non li ha avuti, è una squadra che non è quella pensata e costruita. Ma questo lo ribalto sull'Inter. Va bene, però Buscemi, fermiamoci, perché c'è la pubblicità, intanto continuate a prenotare le vostre telefonate allo 02 33 21 32 05. Tra poco torniamo per parlare ancora del dopo Inter Fiorentina, tra pochissimo. Sentivo Fresh Air Explosion. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice, scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissimo. Maccheroni, maccheroni! Provali anche tu. My dog. My cat. My girl. My family. My world. Mi piace pensare in grande. Mi piace MyBet. MyBet.it. Passione italiana. Affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maccheroni, maccheroni! Provali anche tu. Youbanking Ultimate Fantacalcio. Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store e gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana. Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori, schierali poi nella tua formazione preferita. Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe, registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato con Youbanking Ultimate Fantacalcio, realizzato da Beb Software. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice,
Scusate, beh, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Mangioli, mamma che buoni! Provali anche tu. Eccoci tornati insieme. Allora, dicevamo Inter-Fiorentina 2-1, le pagelle delle due squadre che sono scese in campo a San Siro questa sera. Vediamo. Chi le ha fatte le pagelle? Tutti i 10. Chi le ha fatte? Non lo so, Stefano. Il tuo Carlo Tagliagambe di Calcissimo. Allora, voglio vedere. Scusa, se... Allora, 6,5 Andanovic, Campagnaro 7, Ranocchia 6,5, Juan Jesus 4,5 perché è stato autore del calcio, il fallo Jonathan, su, autore del gol, del gol del 2-1, 7, Guarin 5, autore, sì, di un episodio che poi vi faremo vedere, di una forma, sì, di polemica un po' eccessiva, Cambiasso 7, Tiders 5,5, Nagatomo 6, 7 Alvarez, Palacio 5,5, 5,5 anche Kovacic, Icardi senza voto e Pereira senza, condivido, voto. Mazzarri 6,5. Condivido. Quel voto di Alvarez ogni volta mi fa soffrire. Esatto, io ti dico, sono emozionato a vedere, bravo, Alvarez e Jonathan 7. Perché veramente, ragazzi, ha spernacchiato fino all'altro giorno. Infatti, sì, sì, sì. Anche Campagnaro? No, Campagnaro gli darei 12. Perché ho sentito anche durante la partita che dava delle indicazioni. Adesso abbiamo due vigili, Campagnaro e Cambiasso. Uno di là e uno di qua. Uno dice di questo. Quando una squadra. Anche la Fiorentina, no? Le pagelle. Alvarez, a me è sempre piaciuto perché in questa penuria di piedi, appena c'è un piede buono. Vediamo anche le pagelle della Fiorentina. Subito. Allora, Stefano, guarda tu che io non arrivo anche alle fin lì. Allora, bocciatura per Netto, voto 5, forse anche qualcosina di meno. Tomovic 6,5, Rodriguez, Savic e Pasquale 6, Aquilani 7, Ambrosini 6, Borja Valero 7, Fernandez 5, Joaquin 6,5, Rossi 7, Alonso 6,5. Montella 7 stasera stima, di stima. Posso dire una cosa? La pagella a prescindere. Allora, Montella è bravo, simpatico. Però me da te Montella, non me l'aspetto. Tu di solito sei attento Montella nei giudizi. Fulvio, parlo io, Dimmi. Vabbè, ma allora, sempre quando parlo io. No, quando parli tu, perché tu, siccome sei marito, siamo in famiglia, giusto, ti prendi più confidenza. Dimmi, allora. Io sono il vostro figlio. Tu, tu sei maleducato a prescindere dalla parentela. Allora, no, perché? No, io ti domando, tu che sei sempre accorto nei giudizi e garbato, con Montella ce l'hai? Ha perso, scusami, ha tolto Pepito Rossi. Non ti piace questa fama di Montella? Ma l'ha tolto perché non può fare 5 partite consecutive, la realtà è questa. È possibile che quando c'è il Milan, i colori rossoneri, ragioni a 360 gradi. Allora, scusate, quando c'è la Fiorentina non ragioni. Pepito Rossi, non lo so, Peduzzi. Secondo me l'errore di Montella è stato proprio quello, togliere Pepito Rossi in una partita. Comunque importante. Viene da 2 anni di 7 no, va bene, sette, no, abbiamo la prima telefonata. Aspetta, velocemente, la differenza l'hanno fatto i portieri. Pronto? Mazzarri 6,5. Pronto, buonasera, con chi parlo? Sì. Buonasera, Antonella da Roma. Antonella da Roma, benissimo. Volevo fare i complimenti della trasmissione. Grazie. A te Caterina e a Fulvio vorrei dire... è un bell'uomo. È un campione del mondo. Un attimo, Antonella, ti dico che è un bell'uomo, ma pesante. Oh. Ma pesante. Sì. Che... ma a me mi è sempre piaciuto. Lo mantengo bene. È più bello oggi che allora. Va bene, vai avanti. Okay. Allora, io sono tifosa dell'Inter. Alla vita in volevo fare i complimenti alla mia squadra che ha vinto. E vorrei dire una cosa, allora vorrei capire perché ha dato 6,5 allungato a Mazzari e 7 Montella. Bravo, Antonella, ha fatto tanti acquisti. Come si chiama? Antonella, mi scusi, buonasera, sono Pellegati. Buonasera. Faccia questa, rivolga gentilmente questa domanda a Collovati, che mi ha attaccato quando ho detto che questo voto del 7 a Montella, esagerato, non perché è della Fiorentina e tu sei del Milan. Parli, scusa, hai ragione. Rivolga questa domanda al suo idolo Collovati. È il campione del mondo. Rivolga. Ma che io mi ha attaccato pesantemente. Antonella, io non ho discusso il voto di Mazzarri. Secondo me Mazzarri meritava 7,5. Ha vinto. Per quello che sta facendo 7,5. Il voto a Montella... Essendo che noi non abbiamo fatto nessun acquisto, l'unico acquisto buono è stato dell'allenatore Mazzarri, vero, mi sembra, i complimenti a vita mi pare di più si dovrebbe dare.
Esatto. No, io questo... non dico, diciamo, vinciamo lo scudetto, però possiamo entrare una delle prime tre. Certo. Oh, sì. Esatto, certo. Questo condivido. Va bene, grazie Antonella. Okay, continua a Buscemi e grazie. Forza, grazie, sempre forza Inter. Allora, amala, passa Inter. Allora, dunque, c'è stato, Stefano, l'episodio di Guarin, da sottolineare e da andare a vedere. Nel momento in cui l'Inter perdeva, Mazzarri ha deciso di togliere Guarin, che non stava facendo una buona partita, era già stato beccato dal pubblico, per inserire Kovacic. Peraltro anche Kovacic non ha fatto un grandissimo spezzone di partita. Guarin è uscito e ha protestato con il pubblico per i fischi, appunto, che si è beccato, ma è stata una protesta davvero plateale quella di Guarin, che è durata almeno 15-20 secondi, anche quando si è seduto in panchina. Si è infastidito il pubblico, si è infastidito. Sì, per i fischi da parte del pubblico, insomma. Adesso vedremo se dopo partita Mazzarri commenterà. Sotto un certo punto di vista, stava giocando bene, no? Stava giocando bene, ma è dall'inizio che non gioca bene. È un ragazzo che non ha una continuità. Perde tanti palloni, poi ogni tanto ci dà dentro. È un giocatore che quando è in forma è devastante, ma quando non è in forma è inutile, deleterio, cioè inutile. Non ha una via di mezzo. No? Quindi bisogna anche capire il pubblico, l'amore che ha il pubblico verso questi giocatori, che ha anche la forza di criticarli e poi osannarli, come io ho fatto con Alvarez e Jonathan, che secondo me l'Inter ha risparmiato 50 milioni di euro, perché tra ingaggio e acquisto di due esterni. Perché Isla in questo momento non è superiore a Jonathan. Assolutamente. Non è superiore a Jonathan. Guarda cosa volevano. Volevano 9 milioni e mezzo. Dunque, a che minuto è uscito però Guarin? L'Inter in che situazione? A 20 minuti dalla fine. Intorno al 60esimo. Ma cos'era il risultato? Stava perdendo. Allora lì però, ecco, devo dire, Guarin poteva anche non reagire in quel modo. Minuto 22 diversamente sarebbe stata... Ma lui ha reagito perché? Allora chi ha ma l'avete visto? Scusami Carlo, io mi rivolgo, ma l'hai vista la partita? Sì. L'hai vista tu la partita? Fulvio, l'abbiamo vista tutti quanti. Allora, ma vi spiego perché. Ma la reazione c'è stata perché? Perché il pubblico ha perso 2-3 palloni, il pubblico ha continuato a fischiarlo e nel momento in cui c'è stata la sostituzione, Mazzarri, ecco, forse qui non l'ha tutelato. Diciamo, io gli avrei dato il voto 6,5 a Mazzarri, questo, perché non ha tutelato il suo giocatore. Perché l'ha tolto immediatamente e il pubblico ha reagito, ha continuato a fischiarlo. Allora lui ha continuato a dire, continuate a fischiare. Ma non mi dire che tu sei diventato buonista in una volta sola. Ma cosa c'entra? Come no? Io non l'avrei tolto perché ha sbagliato 3 passaggi di fila. Forse Fulvio, sai cosa dici? Magari aspetti che faccia un bel lancio. E quando lo fa? Se perde la palla e va in porta? Certe finezze non le capisci. Le finezze, perché l'allenatore è stato cacciatore. Secondo me però non ha cambiato perché ha perso i due palloni. No, lui ha preso il gol e in realtà ha cambiato tutta la squadra, perché ha tolto Taider, ha tolto Guarin, ha messo Kovacic, che è più offensivo. Ha messo la seconda punta, che è Icardi. Lui aveva bisogno di dare una svolta alla partita. Lui parta sempre con la punta e con la squadra molto solida. In questo momento fa così. Esatto, intanto porta a casa punti e aumenta l'autostima della squadra, che è fondamentale. Soprattutto dietro, gli equilibri. Questa è una squadra che prendeva gol praticamente tutte le volte che gli avversari entravano sulla tre quarti. Dopodiché, quando magari ci sarà più autostima, allora magari si permetterà di giocare anche con lui. Io però, se posso, non capisco l'atteggiamento del pubblico di San Siro con Guarin, che può anche aver avuto una serata non eccezionale. Lo stesso atteggiamento che hanno avuto con Ibrahimovic, con Balotelli, il pubblico dell'Inter è difficile. Fino. Noi per fare un paragone abbiamo mangiato. C'è un'altra telefonata, Buscemi, ascolta chi c'è in linea. Pronto? Pronto, buonasera Caterina. Buonasera, chi è? Sono Paolo da Crema. Sì, Paolo. Intanto saluto l'interista Buscemi. Grazie, buonasera. E poi tutti gli altri. Grazie. Buonasera. Prego. Volevo fare una domanda a Fulvio. Sì, Fulvio, guarda, la cosa che mi ricordo più che altro di te era quando ero uno dei due cat ultra che hai fatto uno dei 4 gol alla Juventus, quello nell'84, quella è la cosa veramente che mi è rimasta impressa. Grazie. Però devo dire che dopo quel fatto ci sono state solo critiche da parte tua verso l'Inter. Io non riesco a dire una cosa, Fulvio, guarda, mi devi spiegare questo. Perché stasera mi viene a dire che praticamente l'Inter ha vinto, il gol di Cambiasso è venuto, sì, cioè ha fatto una mezza prodezza, però più che altro è stata una mezza papera invece del portiere della Fiorentina. Hai detto soprattutto questo. Ho detto per altre cose mi sei venuto a dire altre
altre cose, insomma, ha giocato meglio la Fiorentina, l'Inter ha fatto poche cose, ma insomma, io non ti riesco a dire... Tu l'hai detto. Queste situazioni che mi viene a raccontare. Allora, io cerco di esprimere la mia opinione, come lei giustamente... Poi ascolto, volevo dirti una cosa. Mi dica. Prima Caterina ha zittito un telespettatore. No, volevo finire il discorso, Fulvio. Prima Caterina ha zittito un telespettatore, però il paragone bisogna farlo. Giustamente, la partita che ha fatto la Juventus col Chievo è paragonabile a questa. Perché se la Juventus non vince con un'autorete, allora che giudizio dai sulla partita della Juventus? Infatti la Juventus non mi è piaciuta. Eppure la Juventus è stata osannata mille. Beh, non da me. Lei sta tirando in ballo me. Lei mi sta accusando di cose che non ho detto. Io ho detto che secondo me la partita di stasera, la Fiorentina ha giocato meglio nel primo tempo, l'Inter nel secondo tempo. E continuo a sostenere questo. Poi ho detto che il gol di Cambiasso è una prodezza di Cambiasso, complice anche la papera del portiere. Potete smentirmi? No, anzi, smentirmi. Per onestà intellettuale. Per onestà questo intellettuale, non significa parlare male dell'Inter. Se lui... poi bisogna fare i tifosi dell'Inter, no, io non lo sono. No. Io lo dico per onestà intellettuale devo dire... No, fammi finire di parlare, che sei simpatico. Fammi finire di parlare. Per onestà intellettuale devo dire che appena Cambiasso ha segnato... Fulvio ha detto vince l'Inter. Queste parole. Ma, sì, ma tu non devi dire quello, non devi trovare giustificazione. Io adesso te la pigli con me, non devi trovare giustificazione. No, non devi trovare, è sempre una giustificazione. Il calcio è bello, allora, perché il telespettatore esprime una sua opinione. E poi io ne esprimo un'altra. Certo, va bene, corretto, educato. Dunque, Paolo, volevi aggiungere qualcos'altro? Se no, passiamo alla pubblicità. Sì, diciamo. La prossima partita, che il fatto che non sia entrato Milito. Come l'hai presa, Massimo Buscemi? Va bene, allora grazie a Paolo, risponde Buscemi, sì, rapido, poi c'è la pubblicità. Telegrafico. Qui uso una roba di un pensiero di Fulvio. Giustamente. Ancora, ma continuare. Finiamo, dai. Giustamente, il ragazzo viene da 7 mesi di infortunio, ha giocato col Chiasso, ha giocato col Sassuolo quando vincevamo 5-0. È chiaro che una partita così impegnativa merita forse ancora un pochino più di attenzione e di tempo per poterla giocare. Quindi non ha ancora i 90 minuti e probabilmente anche psicologicamente non è ancora pronto per entrare in una bolgia come può essere una partita come quella di stasera. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, rimanete grazie, sempre Paolo. Con noi e continuate a chiamare allo 0233 21 32 05. Tra poco. Fresh air explosion. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Buongiorno, mamma che buoni! Provali anche tu. Ubanking Ultimate Fantacalcio. Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store e gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana. Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori, schierali poi nella tua formazione preferita. Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe. Registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato con Ubanking Ultimate Fantacalcio, realizzato da Beb Software. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. My Dog.
My cat, my girl, my family, my world. Mi piace pensare in grande. My style, my bet. mybet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice, scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Bagioni, mamma che buoni! Provali anche tu. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, polemiche sull'Inter, l'Inter che vince, l'Inter che è praticamente seconda in classifica, e allora i tifosi cominciano ad eccitarsi, pensano: caro Carlo, mi dispiace per te, ma un campionato... Piacerebbe anche a me, esatto, essere qui ad eccitarmi. Allora, ad eccitarmi, non ti puoi ancora eccitare tu col Milan. Bisognerebbe fare allora, un abbiamo una telefonata? 8 punti sopra quelli, a fare un titolo. Inter, 8 punti più del Milan. Forza Inter, ama. Allora, silenzio. Buscemi, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? 26 l'anno scorso. Pronto? Sono menata tutti i giorni. Silenzio. Dio mio. Non sento nessuno. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Irritati. Buonasera. Nicola da Cagliari. Chi? Scusi? Viva lì. Nicola da Cagliari. Nicola da Cagliari. Buonasera, benvenuto Nicola. Fate complimenti silenzio della trasmissione. Grazie. Dica la sua, Nicola. Senta, vorrei fare una domanda a Colovati. Prego. Che è un grande e conosce bene il calcio, anzitutto. Beh, insomma, dipende. Ma non è meglio che Mazzarri toglie Guarin e mette un'altra punta? Perché Guarin ha bisogno di riposo e poi non deve provocare il pubblico, perché il pubblico di San Siro, perché tu lo conosci bene, è fatto così: quando un giocatore non va bene si fischia e lui deve accettare i fischi e si deve andare a accomodare sulla panchina, secondo me. Poi un'altra cosa importante, dove può arrivare questa Inter con lo scudetto? Ce la fa o non ce la fa? Allora, velocemente. Grazie Nicola. Rispondo velocemente Nicola. Buonasera. Perché ci sono tantissime telefonate. Ha ragione lei, Guarin deve accettare i fischi da parte di questo pubblico che l'anno scorso, non dimentichiamoci, ha sofferto molto. E ha sostenuto la squadra. E ha sostenuto la squadra anche nei momenti di difficoltà. Il tifoso interista è così, a parte tutti i tifosi, ma il tifoso, ecco, ci sono le immagini che ci stanno facendo vedere su Sky, che continua a fare: fischiate, fischiate, continuate a fischiare, per cui non doveva fare assolutamente 20 secondi di protesta col 20 pubblico. Secondi di protesta nei confronti del pubblico interista, che non meritava questo. Solo nei confronti della tribuna. Detto perché questo, la curva era chiusa. Mi chiede dell'Inter, le dico: tutto è possibile, non mi chieda se l'Inter vince lo scudetto, non sono in grado di dirglielo, però certo, con un impegno a settimana. Anche la Roma, non dimentichiamoci, ha un impegno a settimana, è possibile anche questo. Ragazzi, pensi che l'Inter possa vincere? 8 punti più del Milan. Ho detto l'Inter, che è una squadra che sapeva fin dall'inizio che sarebbe stata una squadra solida, perché le squadre di Mazzarri sono squadre solide. Curva Nord, che ho qua di fianco, mi continua, a dire, mi continua a dire che sono 8 punti, la matematica è una cosa che non sbaglia mai. Sono 8 punti, il Milan merita di essere lì, forse un punto o due in più nelle ultime partite forse avrebbe potuto prenderlo, però questa è la differenza. L'Inter ha pareggiato una partita, l'hai vinte tutte o sbaglio? 4 più 1. Quindi voglio dire, contro squadre non di primissima come magari il Genoa e il Sassuolo, ma anche il Milan, ha affrontate squadre non di primissima fascia come il Verona e il Torino, squadre assolutamente importanti. Bologna. E il Bologna, ma che non sono certamente nella prima fase. No, di certo. Quindi non c'è, c'è chi dice la differenza, che la differenza tra le due squadre stia proprio nell'allenatore. No, no, allora, direi non, allora, in questo momento, se voi avete queste certezze, io vi invidio. Non lo so, si parlava tanto di infortuni, indubbiamente gli infortuni stanno pesando, però c'è questa cosa insopportabile di partire sempre così lenti, indipendentemente anche con una rosa non completa, contro certe squadre non puoi pareggiare. Io ti faccio una domanda, Carlo, visto che stai parlando del Milan. Se a questa squadra il 30 di agosto non fosse stato cambiato il modulo, il DNA,
quella cosa che ha fatto giocare ad agosto la squadra bene, lo diceva Gagliani, lo diceva Allegri, e in una notte sia stato reso operativo il modulo col trequartista, poi con la scelta di Kakà. Secondo te oggi il Milan sarebbe in questa situazione? Non cambiava nulla il trequartista, il Milan non ha mai giocato col trequartista perché Kakà gioca sulla fascia di destra e il trequartista non è lo modulo di Allegri. Birsa non ha giocato trequartista ieri, c'è sempre questo movimento. Milan gioca con questo 4-3-3 che può essere uno dietro l'altro. Non credo che sia questo il problema del Milan in modulo. Il problema del Milan in questo momento è che prende troppi gol, punto. Mi fate dire mentre l'Inter mi sembra ne abbia presi due. Volevo dire una cosa sola per quanto riguarda l'allenatore. Io ricordo una partita Inter-Napoli, è l'ultima partita del Napoli allenato da Donadoni. I giocatori salirono le scalette dello spogliatoio per rimettersi in campo, avevano già la faccia di gente che doveva comunque perdere, infatti dopo 10 minuti già perdeva. Ma questo cosa vuol dire? È subentrato alla fine partita Mazzarri. Ah sì, tu e di lì ha preso il volo. Il carattere stai sottolineando di questo allenatore. Infatti stiamo dicendo che è un ottimo allenatore. Cioè, lui è il numero uno per me e io sono lo stramaccioniano. Anzi, colgo l'occasione per fare tanti complimenti perché si è laureato con 110 elogi. Non a caso è chiamato Mourinho italiano, diciamo, no? Ringraziamo il clan. Ringraziamo il clan che finalmente Mazzarri ha rotto. Chi c'è in linea? Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera, Caterina Collovati, ancora bellissima come sempre. No, tolga quella ancora. Bellissima come sempre, è la verità, purtroppo. Va bene. Quello che penso lo dico veramente. Grazie. Allora, complimenti anche alla vostra trasmissione e ai vostri ospiti. Grazie. Io non volevo entrare in dettagli, diciamo, della partita, perché io purtroppo non ho ancora visto né gol né quanto altro. Però se come ho sentito Collovati che dice potrebbe essere anche una squadra da scudetto, però a mio avviso per ora no. Cioè, anche, diciamo, se ho visto dalla prima partita alla quarta giornata, ho visto delle bellissime partite. Non belle, ma delle bellissime partite. Io gli vorrei dire a questi ospiti, con due store play a gennaio, l'Inter può dire la sua, anche perché... cioè fa la Coppa Italia e non fa la Champions, sì. Perché con questi giocatori poi io sono d'accordo per quanto riguarda Guarin che l'hanno fischiato qui e là, e d'altronde cioè, fa parte del gioco, ragazzi. Esatto. Cioè, questa gente qui prende 3-4 milioni, io sono un disoccupato, sono stato di buono 25 anni in collegio e è mancata la mia famiglia, sono stato in un'azienda dopo 29 anni mi hanno tirato fuori. Come si chiama lei? Sì, scusi, mi sono dimenticata, ma ha fatto i complimenti, non le ho chiesto né da dove chiama e né perché come si chiama. Perché ti eri emozionata. Massimiliano da Lucca ha ragione, ha colpito in pieno l'argomento, cioè quei soldi che guadagnano oggi i calciatori, ma soprattutto oggi, perché poi hanno sempre guadagnato, ma soprattutto oggi in un momento storico come questo possono anche accettare qualche fischio dal tifoso deluso del resto, giusto, no? Fa parte, ha capito? Lo sappiamo benissimo. Grazie, continui a seguirci. Grazie. Cosa dobbiamo Se volete dire? Poi ammazzarlo. Vogliamo... Sì. Giovanni, cosa vogliamo fare? No, io i due top player a gennaio sinceramente credo che facciano parte del fantacalcio più che delle possibilità io, perché Toier non li può prendere. Se non c'è la necessità, perché dobbiamo andare a spendere a gennaio? Ma se la squadra vedi che magari è seconda, così perché non fai il salto di qua? Gli chiedi a Toier, l'Inter in questo momento ha circa 30 giocatori per fare il campionato e la Coppa Italia. Io non credo che a gennaio questa squadra... Sì, devi vendere, tu l'hai detto... Bisogna vedere chi lo fa. Allora, Massimiliano De Luca ha detto di top player, non ha detto prendiamo due giocatori. Ha detto due top player. Scusatemi, perché rovinare un equilibrio in una squadra? E qui no, poi è che stiamo ragionando del nulla. Ma sei alla quinta giornata. Il Milan, no, scusami, tu te lo ricordi, il Milan... A Daffini non si mette d'accordo con suo zio procuratore. Ma tu hai degli attacchi di senilità. Giulio, però
dunque, io voglio dare spazio a tanti telespettatori, ma voglio anche sentire che cosa ha detto Mazzarri. Allora, sta ancora parlando dai colleghi di Sky, ha detto che i cambi sono stati probabilmente decisivi nella partita di questa sera. L'Inter poi ha avuto tanta aggressività nel finale di partita, ha commentato anche il gesto di Guarin, ha detto che deve stare molto calmo in queste situazioni, ma soprattutto deve esprimere il suo rendimento in campo. Poi c'è stato un bel siparietto con Vincenzo Montella, perché Montella poco prima di arrivare in sala stampa ha detto che è l'Inter la candidata per lo scudetto. Mazzarri ha detto no, è la Fiorentina la candidata allo scudetto. Scusatemi, fatemi finire il concetto, perché è una cosa posso bloccare subito. No, ascolta me. Hai parlato dell'esempio di Altafine nel 65 che torna e il Milan perde il campionato. Io ti dico che il Milan prende Fambomme e Cassano e vince quel campionato lì, non è una c'era Ferrari o Ciappina che la prendi dei giocatori buoni. Pronto, chi parla? Rapidamente, buonasera. Pronto? Sì, chi parla? Stefano. Sono Paolo. Paolo? Chi c'è? Guarin. Da dove chiama? Dalla provincia di Milano. Ecco, benissimo. Paolo, rapidamente la prego. Sì, no, volevo chiedere... Sì? Che cosa, Paolo? Volevo chiedere al signor Colovatti se secondo lui Kovacic esploderà quest'anno. Sì. Va bene, grazie Paolo. Rapido, ma ho qualche perplessità. Indubbiamente il giocatore ha delle qualità, però mi preoccupano i continui guai fisici, perché altrimenti se sei sempre bloccato fisicamente questo ragazzo non riesce a fare il salto di qualità, perché nel momento in cui lo fa giocare, e poi mi lascia un po' perplesso il fatto che Mazzarri, che probabilmente puntava molto su di lui, abbia detto prima lo voglio vedere, diamoci piano a dare dei giudizi definitivi, e poi dopo non lo fa giocare, perché vedete lo fa sempre entrare a 20 minuti dalla fine, mezz'ora, per cui andrei piano a dire fenomeni, perché sono dei giudizi molto affrettati. Quegli allenatori come Mazzarri, ma lo stesso Allegri, sono pragmatici, bisogna avere pazienza con i Niang, bisogna avere pazienza con i Kovacic. Non è detto, poi soprattutto in una squadra che sta crescendo o il Milan in una squadra in difficoltà, è sempre difficile inserirli. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi allo 02 33 21 32. Ha parlato Guarin, dopo... E dopo vi daremo informazioni sulle dichiarazioni di Guarin. Cosa dice? Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Provali anche tu. Ubanking Ultimate Fantacalcio. Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store e gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana. Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori, schierali poi nella tua formazione preferita. Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe, registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato con Ubanking Ultimate Fantacalcio, realizzato da Beb Software. My car, my lion, my man, my house, my job, my style, pensare alla grande. My style, my bet. mybet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Salve, sono Andrea Zironi di Studio 18 Carati. Vi siete mai chiesti perché oggi conviene investire in oro? L'oro fa parte dei grandi valori, è un investimento alternativo, non ha costi aggiuntivi, è esente IVA ed è anche facile da monetizzare. È un valore concreto che si tocca e che potrete sempre portare con voi. Volete saperne di più? Parliamone. Studio 18 Carati, la nostra consulenza vale oro. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu.
Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Ubanking Ultimate Fantacalcio. Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store e gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana. Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori, schierali poi nella tua formazione preferita. Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe, registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato con Ubanking Ultimate Fantacalcio, realizzato da Beb Software. Eccoci di nuovo in diretta. Allora Stefano, hai ascoltato le dichiarazioni di Guarin? Sì, ha parlato poco fa ai microfoni di Sky, di fatto si è scusato per questo suo gesto, ha detto che in quel momento l'Inter era in difficoltà, che è una squadra in costruzione, che i giocatori hanno bisogno del pubblico, da lui definito il dodicesimo uomo, che in questo momento l'Inter è ancora un cantiere a cielo aperto e che in questo momento c'è bisogno degli applausi dei tifosi e non dei fischi. Va bene, noi andiamo subito a sentire chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Con chi parlo? Buonasera, sono Giovanni di Firenze. Ecco, Giovanni. Giovanni di Firenze. Giovanni, va benissimo, dica. Ascolti, ho visto la partita stasera. Sì. E la Fiorentina non è da meno all'Inter. Bene. Infatti si è detto. Giovanni, mi scusi, fallo finire. No, ma questo è avuto. Vada avanti, Giovanni, vuole dire altro? Cioè, voglio dire, a parte un errore del portiere. Sì. Abbassi il televisore. Va bene. Giovanni, tenga un po' più basso il televisore. Anche la giustamente Giovanni dice, grazie Giovanni per il suo intervento, dice, allora perché non mettere tra le possibilità delle aspiranti al titolo anche la Fiorentina? Perché l'Europa League costa 10 punti solo, e questa è una statistica degli ultimi 3 anni, c'è passata al Napoli, ci sono passate tutte. Costa una decina di punti. Tu dimmi una squadra straniera dei campionati più importanti negli ultimi anni che ha vinto il proprio campionato. Comunque sono arrivati. E l'ha vinto il Chelsea, che ha vinto l'Europa League, ma nella prima fase faceva la Champions con una rosa da Champions League e con un'altra qualità. Cioè, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, non sono squadre che fanno l'Europa League. Che dal punto di vista fisico, degli spostamenti, logistico, è più difficile, è più pesante, è più faticoso. Perché si gioca... Poi si gioca il giovedì rispetto alla Champions League. Poi non è remunerativa. Tutte no, ma lascia stare, questo è un problema della società. Lo sai che Carlo, credo un anno però l'abbia fatta insieme al Milan, l'abbia seguita. È difficile dal punto di vista degli spostamenti. L'Inter l'anno scorso ha fatto 15.000 chilometri in due trasferte il giovedì. Una prima del derby, alla fine sono cose che comunque, andiamo sull'aspetto tecnico, scusate. Molto allora, rapide. Questo telespettatore precedente mi aveva accusato di dire che l'Inter, questo telespettatore dice che la Fiorentina ha giocato sullo stesso piano dell'Inter. Leggo le dichiarazioni su internet che hai fatto vedere appena adesso Stefano di Montella, che dice solo il risultato ci ha penalizzato, però non ho niente da rimproverare ai miei giocatori. Allora mettiamoci d'accordo. Ma infatti, io l'hai detto prima, torno a dire, ho visto una Fiorentina all'altezza dell'Inter, poi gli episodi sono stati a favore. La domanda era se la Fiorentina da scudetto può vincere lo scudetto, questa era la domanda. Non può vincere lo scudetto, però io ti posso garantire che se avessi un portiere con la P maiuscola tipo Giulio Cesar, io ti posso garantire che sarebbe papabile per vincere lo scudetto. Perché però il telespettatore è stato preciso, diceva, se voi parlate di Inter da scudetto, allora stasera io ho visto una Fiorentina al pari dell'Inter, vuol dire che anche allora anche il Chievo è da scudetto, è stato alla pari della Juve, l'hanno penalizzato. Va bene, sentiamo chi c'è in linea, pronto? Scusami, non ci posso pronto, fare buonasera. Buonasera signora Caterina. Buonasera, con chi parlo? È Davide da Como, buonasera. Davide, buonasera. Prego. Ma volevo fare una domanda stupida al signor Pelegatti, ma è vero che il fratello Paolo è il più grande batterista jazz di Milano?
Non è molto pertinente con la trasmissione, vero? Ma mio fratello... Se mio fratello è un grande batterista jazz, io lo ringrazio. Non l'avevo però saputo. È vero, mio fratello. Ah, vedi come sono informati i nostri telespettatori. È un grande batterista. E come, lo, come fa a saperlo lei? Davide, come fa a conoscerlo? Conosco Gigi Cifarelli, ecco. Tutto un altro musicista, io traduco perché loro sono... Noi sappiamo amici, niente, no? Perché Carlo è molto riservato. Lei non è un musicista, niente. È musicista lei? No, 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 tutt'altro. Una poi un'ultima domanda, mentre di calcio, volevo sapere, visto sono io che gli ho regalato la maglietta a Collovati, sei un non sono un pirla, sono io. Magari si ricorda la domenica sportiva qualche anno fa. Alla domenica sportiva non sono un pirla, non me l'ha portata a casa, si è vergognato. Sì, è vero, è vero, è vero. No, non gliel'ho portata perché poi, insomma non mi sembrava, non sono un pirla. E poi volevo sapere, secondo voi, chi se il Milan potrebbe vincere lo scudetto. Questo risponde Pellegatti. E una domanda, anche le altre domanda, squadre chi possono vincere lo scudetto. È una domanda, grazie Davide. È una domanda rimandabile a fra qualche mese, se Milan riuscirà a riagganciare il treno ed è tutto. Ma riuscirà a riagganciare secondo te? Io dico di no. L'anno scorso erano tutti pessimisti, poi quando il Milan ha cominciato ad andare, però le squadre rispetto all'anno scorso che sembravano... Però l'anno scorso ti ricordi a un certo punto Milan aveva 7 punti, avevano 14 la Fiorentina, 15 o 16 l'Inter, la Lazio era davanti. Cioè non è che si può ripetere tutto questo. 7 rigori. Io mi auguro, sai che cosa mi auguro? Che a un certo punto il Milan sia costretto a puntare alla Champions League. Va bene. Però, ecco, sei fatto già un percorso. La tua risposta non è male. Allora, visto che prima ti hanno fatto... Anche perché possiamo scegliere noi. Non è male, allora, è visto vero. Che prima ti hanno fatto i complimenti per un che è un batterista, ti faccio i complimenti per l'Ippica che tu hai scritto sulla Gazzetta dello Sport. Ti ringrazio. È stata una cosa un'altra molto telefonata, molto sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto, sono Martino Pierangelo di Verbagna. Buonasera Martino, prego. Verbagna. No, Pierangelo deve essere il nome, forse è Pierangelo. Con Collovati. Sì, prego. Volevi parlare con Collovati? Sì. Buonasera, sì, mi dica. Pierangelo, sì. Pierangelo, allora. Allora, volevo dire questo. Innanzitutto sono d'accordo con lei, che sono d'accordo con lei per il fatto che la partita è stata giocata non bene dall'Inter. E la Fiorentina alla pari dell'Inter. Sì. Io non è che ho detto così, vabbè. Va sì. Bene, va bene Pierangelo. Vabbè. Grazie realtà, per il suo allora, intervento, Giovanni, continui a seguirci. Vieni in mio aiuto. No, tu hai detto io che... Io non ho detto che l'Inter ha giocato male, dai. Hai detto che così, l'Inter ha sofferto nel primo tempo. Ho detto che e l'Inter nel primo tempo, tra le due, quella che si è espressa sì, meglio è stata la Fiorentina. Fatto sta che c'è Joaquin che ha avuto un paio di azioni in contropiede. 75, io la partita l'ho vista così, questo non significa... dire che l'Inter ha giocato male assolutamente è un Inter che si esprime si sta esprimendo a grandi livelli secondo me, però ha sofferto nel primo tempo, poi nel secondo tempo diciamo è venuta fuori la natura. Ieri c'è stata una similitudine a Bologna tra Verbania e Matri, cioè addirittura il pubblico ha chi è Verbania? Verbania Intra. Chi c'era Intra? Cosa c'entra, ha lavorato anche con te? Calloni, sciagura. E ieri Matri è stato comunque catalogato so una sciagura. Dillo se non è vero. Ma chi è dillo, che lo, chi perché chi ha sbagliato dei tu, gol impossibili. Ma dici, va bene, allora noi no, dobbiamo, via, prima della pubblicità, salutare... Buscemi, aspetta Caterina, fammi parlare della borsa. Piantare. Fammi parlare della borsa, eccolo qua, 20 borsa, secondi. Allora, andate in edicola, mi raccomando, perché Buscemi, c'è la possibilità. Attenzione che Buscemi è buono. 6,90, eccola qua. Guardate, inquadratemi. Non puoi fare così. Esatto. Questa qui è una pubblicità. Ma siamo in pubblico, mancano ma 30 secondi. Devi innanzitutto fare emergere 6,90 sono gli ultimi intrinseco di quello che stai per dire. E mi spiego. Questa borsa, sono 20 secondi, questa borsa viene venduta in ogni edicola, costa 6 euro. Ma non viene venduta solo la borsa, no, insieme, insieme al giornale, che è praticamente una specie di enciclopedia. Guida la Serie A, va bene. Allora noi dobbiamo salutare gli amici che ci seguono da Telereporter, potete continuare a seguirci sul canale 75 e 177 del digitale terrestre. No, 75 e 177, sì, a tra poco.
Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice, scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Macaroni, macaroni! Provali anche tu. Ubanking Ultimate Fantacalcio. Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store e gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana. Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori, schierali poi nella tua formazione preferita. Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe, registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato con Ubanking Ultimate Fantacalcio, realizzato da Beb Software. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. My dog. My cat. My girl. My family. My world. Mi piace pensare in grande. Mi piace MyBet. mybet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Macaroni, macaroni! Provali anche tu. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Ubanking Ultimate Fantacalcio. Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store e gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana. Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori, schierali poi nella tua formazione preferita. Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe, registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato con Ubanking Ultimate Fantacalcio, realizzato da Beb Software. Eccoci qui, allora, di nuovo in diretta. Allora, affrontiamo adesso il caso Ballotelli. Le scuse sono arrivate oggi di Ballotelli, domani leggerete appunto le interviste del giocatore sull'episodio di domenica scorsa quando ha esageratamente inveito contro l'arbitro. Allora, che cosa ha detto? Ce l'abbiamo la grafica? Sì, abbiamo la grafica con le scuse di Ballotelli. Sì, vediamo che cosa ha detto in grafica Ballotelli, esattamente nelle scuse, forse sollecitate pare dal suo angelo custode Raiola. Vediamo. Chiedo scusa, mi dispiace per i compagni, per i tifosi e per la società. Mi scuso con l'arbitro, non dovevo dirgli quelle cose, ma non ho ammazzato nessuno. Ora se qualcuno mi fa un brutto fallo, deve essere punito. Forse questa è l'unica cosa, possiamo dire, corretta di questa frase. Cioè, se qualcuno fa un brutto fallo a Ballotelli, va anche fermato. Sì, a un certo ma queste punto. Scuse è la decima volta che però, le sento. Non solo la decima volta, ma io, Capuano, sorrido quando dice non ho ammazzato nessuno. Però cioè, cosa vuol dire? Là, non ha ammazzato nessuno. Voleva ammazzare l'arbitro, però l'intenzione però c'era. Ha minacciato. No, vabbè, quelle insomma, una frase brutta che non va bene, poi non ha ammazzato nessuno. Vabbè, ma non è, scusami, ma allora io sparo, sbaglio la mira, dico non ho ammazzato. Sì, però nessuno, Massimo, allora, non ha sparato nessuno, non ha ammazzato nessuno, mi sembra un film già visto, compreso questo delle scuse. Cioè, vabbè, ma c'ha 23 mi sembra anni, però ragazzo. Carlo sicuramente lo può raccontare meglio.
che forse da questa volta l'atteggiamento del Milan sia un po' cambiato, non solo per la questione del ricorso, ma anche perché Allegri ha parlato in maniera dura pubblicamente, ed è, mi sembra, la prima volta che l'ambiente Milan non sia scattato a scudo, a protezione di Balotelli. Stava raccontando che quello che è avvenuto oggi è stato pilotato non dal Milan ma da Mino Raiola. Non è stato pilotato dal Milan di Mino Raiola, diciamo così, che sono state necessarie queste scuse. Certamente Mino Raiola è stato uno dei registi, perché essendo il suo procuratore, i procuratori sono un pochino più vecchi dei giocatori giovani. Vabbè, diciamo che è un angelo custode, senza io l'ho chiamato l'angelo custode, sì, che però non, sì, io penso, non ha molto. Sì, Mino Raiola, sì, non riesce. Penso che l'avrebbe fatto lo stesso. Sicuro? È questo, chi lo sa? È questo. Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Buonasera signora Conovati e buonasera, sì, anche a tutti i suoi ospiti, sono Angelo da Trezzano sul Naviglio. Dove da? Trezzano. Trezzano, Angelo, buonasera. Buonasera. Signor Buscemi, buonasera. Io le scuse invece, mi scusi, non la voglio mica assalire, le pretenderei da un certo arbitro che sono 3 anni che ci danneggia, un certo signor Tagliavento, che io auguro che sia dismesso al più presto possibile, perché da falsa i campionati. Per quanto riguarda la sua Inter, la sua amata Inter, sì, non è da scudetto, però le spiego anche l'elemento che mi fa pensare che non lo sia. Sì. Io ho visto in passato squadre dalla rosa veramente oscena vincere lo scudetto, come il mio Milan di Zaccheroni, con Elvedio Guglielmin, Piero Bigrov, assolutamente non all'altezza. Ma in quell'anno ci fu una serie di, diciamo, evenienze che favorirono lo scudetto del Milan. Quest'anno ci sono 3 bei club, 3 belle squadre, Napoli, Roma e Juventus, che sono, penso che lei sia d'accordo con me, siano nettamente superiori all'Inter. Non, io il Milan non lo considero neanche. Angelo, stringa perché ho tante, sì, telefonate. E chiudo su Balotelli. Io spero, caro Carletto Pellegatti, spero che rilevino El Shaarawy dalla naftalina e lo riportino su a far giocare, perché ho dei dubbi che sia infortunato e so che lo vogliono vendere. A questo punto è meglio puntare sul nostro vero trascinatore. Vi ringrazio, lascio lo spazio agli altri. Buona serata. Grazie a lei. Volevo rispondere ad Angelo dicendo, sì, che mi fa piacere che... Diciamo delle risposte veloci. Abbiamo tante piacere, non fare i soliti monologhi. Mi fa piacere che ci sia accorto dopo 3 anni che Tagliavento è un arbitro imbarazzante. Stranamente non ha avuto la stessa sensazione quando ha arbitrato Inter-Sampdoria, che nel giro di 9 minuti ci ha lasciati 9 uomini. Allora lì andava bene, perché purtroppo noi italiani siamo fatti così. Sei sano, la sanità a 1000. Sei malato, fa schifo. Cioè, ragazzi, qui bisogna anche darsi una regolata. O sbaglio? Per quello che riguarda El Shaarawy, molto rapidamente, non è stato messo in naftalina perché deve essere venduto. El Shaarawy, sono d'accordo con il nostro amico di Trezzano sul Naviglio, speriamo che torni quando presto. Quando rientra? Dovrebbe rientrare contro in panchina con l'Ajax mercoledì, non credo, perché sta ancora solo correndo. Tu hai fatto il giocatore, un giocatore che sta ancora correndo senza fare la partitella oggi giovedì, ma con la Juventus 3 giorni dopo, 4 giorni dopo. Contro l'Ajax, ma è un problema muscolare, lui e Montolivo entreranno in maniera molto cauta, probabilmente se sono pronti in panchina con l'Ajax, e poi vediamo, perché non si può poi ricadere, certo, e stai via fino a Natale. Se posso dire una cosa su Tagliavento e sugli arbitri in generale, siccome c'è un problema, Tagliavento è un arbitro che da un paio di stagioni fa fatica, probabilmente la notte del gol di Muntari in qualche modo l'ha segnato, perché fino a qualche mese prima era l'arbitro top italiano e dopo non lo è stato più. Però secondo me c'è un problema, ed è il problema che la categoria degli arbitri italiana fa fatica ad avere un certo ricambio. Io faccio l'esempio De Marco, l'arbitro di Chievo Juventus, è un arbitro che ha avuto un inizio di stagione disastroso e che è stato designato per Chievo Juventus. Non ha responsabilità. No, non è vero, perché è un arbitro con una certa personalità. Ma non lo può vedere. Se è vero, l'arbitro come ha raccontato Sannino, che aveva dato il gol, evidentemente aveva avuto una percezione che era corretta. E soprattutto De Marco ha completamente sbagliato i 40 minuti successivi in cui ha smesso di arbitrare. De Marco è l'arbitro di Fiorentina-Cagliari. De Marco era il giudice di porta di Milan-Napoli con il calcio di rigore per Poli sotto gli occhi, che io onestamente mi chiedo come sia riuscito a non segnalare
al direttore di gara. Il problema è che De Marco è uscito da Fiorentina Cagliari con i complimenti di Nicchi, di Braschi, che dovevano dare segnale alla Fiorentina che avevano ragione loro, non è stato fermato nemmeno dopo, ha continuato ad arbitrare e probabilmente andrà avanti ancora. E lo stesso vale per Tagliavento. Sentiamo un'altra poi telefonata. Ciclicamente abbiamo gli errori. Pronto? Pronto? Chi parla? Buonasera. Chi è? Siamo Stefano. Stefano da dove? Da Milano. Va bene Stefano, prego, rapidissimo. Sono un tifoso milanista. Va bene. Ci dica. Niente, volevo parlare della partita di questa sera. Ah, va bene. Diciamo che mi sembra un risultato abbastanza equilibrato. E di Balotelli niente, cosa ne pensa da milanista? Di Balotelli? Sì. È un grande giocatore, ancora giovane, ancora acerbo, ha bisogno di qualcuno maturo di testa che lo accompagni nel suo cammino. Ma non si fa tanto accompagnare, abbiamo capito. Abbiamo capito che non si fa tanto accompagnare. Vabbè, ma forse non ha trovato ancora la persona giusta. Non riescono forse a capirlo. Forse magari viene troppo offeso, non lo so, preso di mira da determinate persone. Mi scusi, ma siamo noi che dobbiamo capire lui o lui che deve capire noi? Perché se siamo noi che dobbiamo continuamente capire lui, c'è qualcosa che non funziona, eh. Vabbè, ma sinceramente forse bisognerebbe anche capire le... Che cosa? Le origini? La situazione del momento, non lo so, cosa posso dirle. Purtroppo io non lo conosco direttamente di persona. Neanch'io. Va bene, Stefano. Grazie. La saluto. Grazie, buonasera. Io comunque, non lo so, non voglio fare il malizioso, ma io senza l'intervento di Raiola non... Non sono così convinto che avrebbe chiesto. Raiola, che tra l'altro ha parlato ai microfoni dei colleghi di Milanciana e ha detto le scuse di Balotelli vengono dal cuore, sa di aver deluso i compagni, tifosi e società. Allora io non ho sentito l'intervista perché andrà in onda solamente domani e c'è stato solamente un minuto e mezzo. Chi era lì ho chiesto, non ho chiesto per questione di correttezza cosa ha detto perché poi non mi interessava, nel senso che immaginavo. Poi si è uscita anche qualche agenzia. Però mi ha detto che è stata una bella intervista proprio... 20 secondi, rispondimi, il Milan col Bologna avrebbe vinto con Balotelli? Sì. Tu mi fai delle domande con il se, tu sai benissimo che non lo so, perché poi bisogna vedere se Balotelli fosse stato lì in area, cosa avrebbe fatto, questa è la domanda, perché Balotelli non mi arriva lì come Matri. Vabbè, allora la domanda può essere diversa, come gioca la squadra senza Balotelli? E questo lo sai. Balotelli è il giocatore top del Milan, è il giocatore che ti fa la differenza, è il giocatore che ti aiuta gli assist. Attenzione, ti faccio solo una statistica, poi questa è la risposta. Su 7 gol fatti dal Milan, prima di Bologna, 6 avevano come protagonista o come ispiratore o come giocatore Balotelli. Però forse attraverso questa scheda capiamo che il problema non è solo Balotelli e la mancanza di Balotelli, ma è probabilmente anche la difesa. A tra poco approfondiremo, rimanete con noi al Campionato dei Campioni. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Buoni, mamma che buoni! Provali anche tu. Quando lavoro e passione sono un'unica cosa, quando i tuoi amici sono anche i colleghi di tutti i giorni, quando hai solo bisogno di una pausa, Liomatic è con te, sempre. Liomatic, distribuzione automatica di alimenti e bevande. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. My dog. My cat. My girl. My family. My world. Mi piace pensare in grande. My style. My bet. Mybet.it. Passione italiana. Affidabilità tedesca.
Ubanking Ultimate Fantacalcio. Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store e gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana. Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori, schierali poi nella tua formazione preferita. Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe, registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato con Ubanking Ultimate Fantacalcio, realizzato da Beb Software. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice, scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Macaroni, macaroni! Provali anche tu. Allora eccoci qui di nuovo insieme, andrei subito a vedere che cosa propone l'amico Better per le scommesse di questo... Allora vediamo, eccolo, no, madonna ecco, che partite, Carlo aiutami tu, auguri. Sai. Allora, aiutami. Sognal Stromsgodset, poi però... Due, esito due, la vittoria dello... Poi ripeto, lo Strom... Vittoria Pilsen e Stromsgodset, non so di dove sia... Cork City, questi qui devono essere irlandesi. Victoria Pilsen, quelle che fanno la Champions League. Cork City sono irlandesi, uno, Nocerina Frosinone, le conosciamo, X, e Valladolid Malaga, X. Con 10 euro. Non diciamo sempre la solita frase, quanto, sì. Però bisogna prendere dopo però. È vero. Esatto. E anche quindi... perché Sognal Stromsgodset, andiamo a, in fiducia. Però vedi, se Stromsgodset, come dici tu, Godset, praticamente 1,75 vuol dire che è favorito. Certo, andiamo in fiducia. Va bene. Che Vittoria Pilsen batte il Gilava, può darsi, perché Vittoria Pilsen è una squadra di carattere internazionale. E andiamo sulle prime tre andiamo in fiducia, le altre le potremo studiare. Ma tu sei convinto che la ragazza di Botteghini, quando gli dice quel cognome, lei lo sa? No, perché loro dicono scommessa numero 12 o scommessa numero 1. No, dice il numero, no, il numero. Che lo scrive. Va bene, già partita. C'è una telefonata, sentiamo, pronto? Pronto? Sì, buonasera, chi parla? Buonasera signora Collovati, vorrei parlare con suo marito e con signor Pellegatti. Sì, lei chi è? Sono Gino e chiamo da Paola, provincia di Cosenza. Bellissimo Gino, buonasera. Bellissimo posto. Buonasera Gino. Buonasera. Prego. Gino, vada pure. Sì. Domanda. No, vorrei domandare, oggi leggendo la Gazzetta dello Sport ho letto la dichiarazione del signor Allegri. Dichiarando che per Natale siamo tra i primi, ma non ha detto che anno però siamo tra i primi, perché quest'anno ci è finito, già siamo a 10 punti della Roma, a 8 del trio che viene dietro. Poi un'altra domanda che vorrei fare al signor Pellegatti e poi c'è un'altra per il signore La Vermina. Sì, dica pure. Il giocatore Vergara, che cosa c'ha che non gioca? Vergara. Guardi, Vergara, parlavamo prima del giocatore Kovacic dell'Inter. Vergara. Era un ragazzo del 95, mi sembra, ha 18 anni. In questo momento in cui il Milan è in difficoltà, soprattutto in difesa, si potrebbe solamente bruciarlo. Lui non è maturo per giocare subito nel Milan da titolare al posto di Mexes e Zapata. Lei mi dirà, e allora cosa hanno preso? Si prendono anche questi giocatori per farli ambientare e valutarli. Mettere dentro adesso un giocatore allora, rischia veramente di bruciarlo, secondo me. Sì, allora fra 4-5 anni lo facciamo giocare. No, ma guardi, fra 4-5 anni magari non lo so. Io mi auguro che possa essere fra 2 o 3 mesi, vuol dire che lo merita e vuol dire che giochi, però... Sa, inserire, vede che anche fanno fatica a inserire anche Niang. Per 2 o 3 mesi? Ma 2 o 3 mesi di quanto? Di chi hanno? Ma no, ma non è questione. A parte il fatto che questi giocatori vanno visti poi anche in allenamento. Però io le dico una cosa sincera: io non sono mai molto non sono mai molto per i giovani da buttare dentro. Io preferisco, si ricorda che hanno detto che il Milan Cristante, poi c'era giocatori che sarebbero... Albertazzi! Va bene, grazie Petania. Gino, grazie. Allora, Zidoni. Dunque, la Juventus
Giovanni, la Juventus, ci sono le dichiarazioni di Elkan, la polemica, naturalmente la Juventus quando si tratta di polemica c'è sempre di mezzo l'arbitro, è stata avvantaggiata ieri sera, ma Elkan dice non è colpa nostra. Vabbè, ragione. Sì, non è colpa della Juventus. No, certo, io l'unica cosa che ho trovato fuori posto ieri sono state le parole di Conte. Ha iniziato bene, ha finito male. Ha detto, tra l'altro, considerato anche il contesto con Sannino che aveva lasciato cadere ogni possibile polemica. Gran signore, cioè, Conte poteva fermarsi a dire abbiamo avuto un favore, ne prendiamo atto, punto. Invece, e non è la prima volta che lo fa, Conte ha voluto lanciare un messaggio agli altri, non stava certamente parlando al Chievo. L'aveva fatto il primo anno alla prima giornata in casa contro il Parma, dicendo che gli arbitri avevano paura. Non è nostra abitudine lamentarci, non può a dire fischiare contro la Juventus e aveva vinto 4-0, 4-1, adesso non ricordo. L'ha fatto sempre dopo una partita contro il Parma l'anno scorso con una memorabile conferenza stampa contro il Parma. Secondo me ieri ha scelto la serata sbagliata perché in fondo era filata via, è stato un errore talmente grosso da credo poter togliere ogni possibile dubbio se qualcuno ce l'ha, che in qualche modo possa essere stato guidato. Dopodiché noi siamo all'inizio e questo è uno schema che credo vedremo ripetuto. Non siamo gli unici. Senti, oggi leggetevi i giornali spagnoli per cosa sta succedendo per un errore grossolano. Ho visto la partita del Real Madrid di contro il Real Madrid. Ecco, dite che siamo gli unici che si fanno queste menate sugli arbitri, oggi allora ve lo racconto. Lo racconto ai telespettatori perché velocemente lo racconto. Real Madrid vince 1-0 al 90esimo in casa dell'Elche, Il Elche pareggia per una papera di Sergio Ramos e Arbeloa. L'arbitro dice 3 minuti di recupero. Passano i 3 minuti di recupero, il telecronista Fox dice va bene, l'arbitro a questo punto fischia la fine della partita. No, passano 30 secondi, passano 40 secondi, rigore. Passa un minuto, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, rigore inesistente, Pepe è lui che trattiene la maglia. Così, da calcio di rigore, gol Cristiano Ronaldo e poi dopo l'arbitro, dopo 20 secondi, fischia la fine. Questo è successo, polemica non finire perché hanno fatto. È che 120 tifosi del Barcellona hanno denunciato per furto. Questo è successo, per cui, come vedete, succede. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto? Sì, salve, sono Edoardo da Milano. Vorrei fare una domanda al signor Collovati. Sì, prego. Vorrei sapere se la Juve fa bene a privarsi di Pirlo. Insomma, cosa dovrebbe fare con la questione di Pirlo? Grazie. Grazie. Allora, se la Juve fa bene a privarsi di Pirlo. Ed era appunto quello che volevo chiedere io. No, assolutamente no. Il problema è che ho l'impressione che sarà Pirlo andarsene via della Juve. Come sarà Conte andarsene via della Juve? Questa è la mia opinione, lo sto dicendo da mesi. Che le parole di Pirlo, l'intervista alla Gazzetta dello Sport a inizio anno, abbiano chiarito abbastanza qual è il suo pensiero. Non credo sia un problema economico. Pirlo vuole c'è un problema, di centralità nel progetto che certo. Io credo già a partire da quest'anno, ma a maggior ragione l'anno prossimo, la Juventus e Conte non sono in grado di garantirgli. Sì. Che poi è mi sembra, Carlo, abbastanza simile alla parabola del Milan. Sì, certo. E quindi ho l'impressione che a marzo, quando si incontreranno, avranno già l'idea abbastanza chiara. Non è corretto cominciare a metterlo in contrapposizione anche nei confronti dei tifosi, della stampa. Infatti Marotta ha avuto parole al miele. Conte ha detto, no, per me Pirlo vale gli altri, schierano quella roba, un mese fuori dalla rosa. Marotta ha detto, non è successo niente. Sì, ma non c'è bisogno di metterlo in contrapposizione. Se cominci a... Ci può anche essere la consapevolezza che a fine anno ti separi e da Pirlo prendi il meglio che ti può dare in questi 8-10 mesi. Sì, però conoscendo Pirlo deve giocare sempre al massimo del morale, della tranquillità, perché proprio incomincia, usiamo una parola in Ci dobbiamo fermare, pubblicità. Rimanete qui. Abbiamo finito. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa.
Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Macaroni, mamma che buoni! Provali anche tu. Ubanking Ultimate Fantacalcio. Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store e gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana. Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori, schierali poi nella tua formazione preferita. Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe, registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato con Ubanking Ultimate Fantacalcio, realizzato da Beb Software. Ogni giorno mi prendo la loro vita, tanto nessuno ci fa caso. A modo mio mi prendo cura di loro. Se hanno freddo, li copro di miseria. Se hanno caldo, la mia indifferenza li raggela. La mia durezza li accarezza, li ricolmo di assenza. Io sono la strada. Una delle tante del Brasile. Li porterò via, tutti. Chi me lo impedisce, tu? Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Quando lavoro e passione sono un'unica cosa, quando i tuoi amici sono anche i colleghi di tutti i giorni, quando hai solo bisogno di una pausa, Liomatic è con te, sempre. Liomatic, distribuzione automatica di alimenti e bevande. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare, più che buona, è buonissima. Provali anche tu. Ubanking Ultimate Fantacalcio. Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store e gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana. Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori, schierali poi nella tua formazione preferita. Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe, registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato con Ubanking Ultimate Fantacalcio, realizzato da Beb Software. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, per concludere la serata, Carlo, sei preoccupato per questo Milan? Adesso, onestamente, a tarda ora puoi confessarci. Non sono preoccupato, sono... diciamo così, amareggiato. Non è anche rassegnato uno che segue il calcio. Abilito. No, sono amareggiato perché per l'ennesima... Cioè, il tifoso, l'ho scritto anche Milanese oggi, al tifoso piace sognare, quello che sta sognando il tifoso dell'Inter, il tifoso della Roma, eccetera. A essere neanche al mese di ottobre ed avere già 10 punti dei primi e 8 della Champions League, è una cosa che... Credi quello che ha detto Allegri? Che prima di Natale il Milan sarà nella parte alta della classifica? Sì, l'hanno preso in giro, ci ha azzeccato. Speriamo che ci azzecchi anche quest'anno, ma preferisco che essere già lì. È questo che amareggia, proprio tutti gli anni... partire sempre con l'handicap, sono già 3 o 4 anni. E mai ti vedo perché arrivi proprio qua in televisione preoccupato, non sei più spesso. Quindi la motivazione è questa, non voglio so. Voglio dire... Il cavallo per te questo è un motivo d'ansia, diciamolo. No, non è un motivo d'ansia, ma mi dispiace perché, ripeto, a me piace sognare. Quando mi tolgono il sogno sin dall'inizio... Io mi nervosissimo. Troppo presto ti tolgono il sogno. Ecco, va bene, allora, grazie. Va bene aprile. Grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora. Grazie a Giovanni Capuano, a Carlo Pellegatti, a Massimo Buscemi, a Fulvio Collovati. Grazie a voi, buonanotte. L'appuntamento è appunto con Stefano Peduzzi domenica alle 22:30. Buonanotte, ciao! Un cordiale saluto dalla redazione di trebimeteo.com.